È tempo di fare le pulizie di primavera, a Catanzaro e nella regione Calabria. Questo è il monito che parte dai deputati calabresi del Movimento 5 Stelle subito dopo l'incontro tenutosi stamane con il prefetto di Catanzaro per discutere del dopo Abramo. Subito al voto dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per ridare dignità alla città. Abbiamo visto in questa fattispecie a Catanzaro come già questa amministrazione sia partita male per via delle liste elettorali, la situazione delle liste elettorali che ben tutti sapete, e come poi la situazione è degenerata con tutto quello che avete potuto apprendere dagli organi di stampa, e avete visto la vera situazione sugli appalti e sull'acqua e sulle multe e quant'altro. Subito al voto anche in Calabria, viste le annunciate dimissioni dal presidente Scopelliti, dimissioni che però nessun documento ufficializza. È proprio questo spaventa i grillini, che vedono in tale comportamento un gioco politico che sta danneggiando più del dovuto i calabresi. Dicono che si sia dimesso, ancora stiamo aspettando che questa cosa sia ufficiale, perché ad ora non ho visto nessuna carta. Non vorremmo mai che fosse l'ennesimo gioco elettorale per poter alzare la posta e candidarsi anche poi alle europee. E andiamo al voto soprattutto in Calabria quanto prima, e soprattutto Alfano, che è il braccio destro, di cui Scopelliti era il braccio destro, deve fare anche lui un passo indietro, perché si è circondato di persone che avete visto poi, insomma, che cosa sono rivelate di essere. Per cui ancora una volta questo, il 2014 potrebbe essere l'anno della riscossa anche calabrese.